deve cominciare con un po' d'umiltà e va benissimo la terra con un'inquadratura dal basso. Noi possiamo anche ricordarvi che qui ci sono stati 20 anni di guerra, che il tracollo delle strutture e dei meccanismi di protezione sociale hanno intrappolato questa regione in un circolo vizioso, arrestandone lo sviluppo, e che l'AIDS ha innescato problematiche sociali complesse. Se nella faccia dei bambini non riuscirete a vedere questa desolazione, allora sarete vicini a capire il motivo del nostro impegno. Se ricordare è certamente necessario affinché certi orrori non si ripetano, noi preferiamo comunque guardare avanti. Con l'aiuto delle stesse persone che hanno subito ogni sorta di violenza, con l'aiuto di persone sieropositive, dei loro figli, degli orfani di guerra, della gente comune che non ha mai rinunciato alla dignità, alla buona volontà, che stiamo cercando di ricostruire questa terra, ricominciando dal rispetto dei diritti umani e dalla garanzia dei bisogni primari. Non a caso è il pozzo ad accogliere chi entra nella nostra casa. È l'acqua, il più semplice e prezioso dei beni, ad essere condiviso con chi venga a trovarci. L'orgoglio è un'inquadratura panoramica. Vogliamo mostrare che il nostro impegno è fatto anche di luoghi, di spazi nei quali le persone abbiano l'occasione di essere parte di quell'impegno concreto e comune. Siamo orgogliosi di quello che è stato fatto finora e lo siamo anche di ciò che siamo sicuri verrà fatto in futuro. Non possono non fare parte di questo panorama, i bambini. Ascoltiamoli, guardiamoli e prendiamocene cura. Saranno proprio loro a continuare il nostro lavoro domani. Kaunleza mamma, kaunleza mamma, kaunleza mamma, kaunleza. Kaunleza mamma, kaunleza mamma, kaunleza mamma, kaunleza. Kaunleza mamma, kaunleza. Eccoli quei bambini. A loro è dedicato il diritto all'istruzione, che poi è il diritto alla curiosità, che poi è un altro bisogno elementare. E noi ci battiamo perché sia un diritto per tutti. During the mobilization, they only mobilized women. Ci occupiamo di persone in difficoltà. A loro vogliamo offrire un'assistenza medica di base e la possibilità di usufruire di cure adeguate. Vogliamo che i bambini e che le loro madri sorridano. Vogliamo che queste persone abbiano tutte le occasioni che gli sono state rubate. La guerra, il venir meno delle istituzioni, di un'informazione preventiva tempestiva e attenta, hanno permesso al virus dell'AIDS di diffondersi senza ostacoli. There is also challenge in this training they had. Because now from the community, when you come for the meeting like this, they can point at you that you have even the virus. You see these couples now, they have the virus. And yet, this training was just both for the people who are HIV negative
and people who are HIV positive, but they were pregnant or they had newborn babies. So now that is the challenge. That's why coming for this meeting is difficult for them. They fear. A persone come questa donna dobbiamo tutta la nostra gratitudine. Profondono il loro impegno nel garantire il supporto psicologico ai sieropositivi, nell'aiutarli ad affrontare le loro paure, la loro vergogna, nel dare loro una nuova prospettiva. Foio, grazie. Ringraziare, pregare, è un buon inizio per ogni giornata di lavoro. Torniamo assistenza a disabili. Ma se avere una carrozzella qui è già una conquista e può cambiare la qualità della vita, è attraverso il reinserimento anche nel ciclo produttivo che queste persone contribuiscono concretamente alla crescita della comunità e dell'economia della regione. Queste persone che hanno appreso le tecniche le mettono a disposizione della comunità affinché altri possano contribuire alla realizzazione dei manufatti di artigianato locale che già oggi forniscono le entrate necessarie a garantire parte dei servizi. Do you have this type of legs there? Foio, grazie. Lavoriamo insieme perché a chi lavora con noi sia sempre garantito un pasto. Cultura, all'arte, al rispetto della tradizione come all'apertura e alla commistione con altre espressioni artistiche è dedicata tutta la nostra attenzione. Organizziamo iniziative corali, manifestazioni pubbliche, perché siamo convinti che la ricostruzione del tessuto sociale come il reinserimento delle persone vulnerabili passi anche attraverso la fruizione e l'espressione di ogni forma di creatività. These youths have come today to share with you information that relates to peace through music, dance and drama. La danza, il canto, la musica, anche il teatro è capace di esorcizzare i fantasmi di una realtà spesso dolorosa e condivisa. Oh, yeah.
English that we want this in our land. So, you know, let's have fun this day. Crediamo che il modo migliore di essere noi stessi sia crescere sempre nel confronto con gli altri, senza pregiudizi, nella consapevolezza che tendere la mano renderà e ci renderà più ricchi.